siamo a The Wavelet Show, il primo episodio che inaugura una serie molto particolare del JL Show con un ospite che a me sta particolarmente a cuore, il cui nome è Giuseppe Culcasi. Ciao a tutti. Yeah! Ho accentato bene il tuo cognome, sì, Culcasi? Sei la prima forse. Perché? Sì, normalmente... perché ogni volta ci sono sempre dei problemi a... Ah sì? Si chiedono Culcasi? Ad accentare, sì. O Culcasi? Beh, non ti racconto certe storie perché sennò potrei dire delle parolacce. Allora siamo a posto. Cosa fa di bello Giuseppe? Vuoi dirlo tu? Allora, sì, niente, io praticamente nella vita lavoro, sì. Faccio la guardia giurata, poi però sto cercando di realizzare un mio sogno, che come ben sai è quello di diventare un disegnatore o comunque di fare del disegno la mia professione. In realtà a me piacerebbe alla fine riuscire ad arrivare a fare un percorso come animatore nel senso cinema di animazione. Mi stanno accendendo tutte le lampadine. Nel senso cinema di animazione, quindi in questo caso cortometraggi. Quindi sei nel posto giusto, nel momento giusto. Perché dovete sapere una cosa, io ho conosciuto Giuseppe su Instagram, cercando un disegnatore, ho trovato te Giuseppe e non ricordo neppure in che modalità, non so se tu avessi sponsorizzato un contenuto, forse c'era una illustrazione che tu hai fatto di personaggi famosi che ha attirato, sì, la mia attenzione, sì. Forse sì. Sì, praticamente, avevo ricreato una foto tramite una foto di Fedez e di Chiara Ferragni, ecco, della coppia del momento, di suo figlio Leone, sì. Avevo riprodotto i loro volti nel mio stile, in poche parole. Sai cosa mi ha colpito tantissimo di te, Giuseppe? Cosa? Non lo so. Sto andando fuori copione, ma si sa, ondina è così imprevedibile. Giuseppe, la cosa che mi è piaciuta di più dei tuoi disegni è che, numero uno, tu riesci a catturare l'anima dei personaggi che rappresenti, cioè le espressioni di questi visi non sono espressioni stereotipate, un po' da cartoon, sono proprio, sai, pieghe delle labbra o rughette d'espressione o sguardi che hanno dietro qualcosa. E io riesco a vedere questo qualcosa. E non è così, come posso dire, da tutti i giorni. Vedere delle illustrazioni fatte da un giovane come te che si accinge ora a realizzare il sogno della sua vita già così avanti. E poi la seconda caratteristica che amo e mi ha colpito molto delle tue illustrazioni è come giochi con la luce. Giuseppe ha la capacità di creare delle atmosfere giocando con i contrasti luci ombra e sfumando i colori in modo magico. Infatti gli ho affidato la realizzazione di Ondina. Sì, adesso sì, ci stiamo lavorando. Ebbene sì, Ondina Wavelet nasce dal genio creativo di Giuseppe vedendomi e dicendo ok, io Jasmine ti vedo così, ed effettivamente Ondina Wavelet è quello che vedete nel logo di Instagram, in tutte le mie, insomma, in tutte le mie piattaforme social. Giuseppe, se tu fossi acqua, che tipo di acqua saresti? Naturale. Ok, naturale. fresca di sorgente, no, acquistata al supermercato. No, sarei temperatura ambiente, nel senso che okay, non creerei problemi di stomaco, diciamo così. Quindi sei una persona facilmente digeribile da, sì, chi ti sta intorno. Sì. Ti adatti facilmente a seconda delle situazioni in cui ti trovi? Dipende come... con che persone mi trovo di fronte, nel senso, okay, dipende molto se appunto dalla persona con cui sto parlando, se lei riesce a mettermi a mio agio, automaticamente anch'io riesco a parlare. Certo. Se invece è una persona con cui proprio non mi trovo, non sono uno di quelli che comunque riesce a parlare. Fa di tutto per piacere. Sì, certo. Preferisco stare zitto. Meraviglia. E ascoltare, boh, basta. Cioè, meraviglia, sei te stesso. Sì, sì, sì. Quindi sei una persona molto carismatica, sappilo, perché ho avuto modo di intervistare il numero uno del carisma mondiale, Owen Fitzpatrick, i nostri follower lo sanno, che parlava di carisma come di connubio tra naturalezza ed espressività. E tu sei una persona come sei. Quindi acqua così,
naturale, temperatura ambiente, che si adatta alle situazioni. E se tu fossi un extraterrestre disceso sulla Terra in missione speciale, quale sarebbe la tua mission, Giuseppe? Ci hai pensato mai? La mia mission? Attraverso il disegno. Essere... Beh, senza dubbio cercare di trasmettere comunque umiltà, perché secondo me comunque con l'umiltà, quando si è umili riesce ad ottenere qualsiasi cosa, anche se magari non subito, comunque prima o poi riesce a trasmettere questo e gli altri se ne rendono conto. E quindi comunque ed apprezzano questa qualità. Quindi possiamo dire che l'umiltà sia il tuo valore preferito? Sì. Sì, 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 è così. Proprio mi piace anche esserlo. E viene da terra comunque. Ah, non lo so. Cioè... Sì, etimologicamente. Sì. Penso è comunque sì. Un. È comunque. E poi un'altra cosa, la mia, un'altra missione sarebbe il rispetto per chiunque e per qualsiasi cosa. Da quella materiale a quella anche. A quella al rispetto fisico comunque, il rispetto comunque per le cose e per le persone, okay. Per qualsiasi essere vivente. Quindi rispetto per la vita? Alla sì, sì, perché penso che appunto la vita sia un dono, sia proprio, non un dono, è una specie di magia secondo me la vita, nel senso è un interruttore che ti accendi e spegni, cioè quando l'accendi c'è, ma ci vuole talmente poco per spegnerlo e togliere la vita in questo caso, che quindi è qualcosa di magico. Noi sì, sappiamo come funziona il corpo umano, perché una persona vive o è viva, però quella magia che scorre dentro il corpo di una persona è quella che ancora noi non sappiamo che cos'è, perché che un attimo c'è e un secondo dopo non c'è, è quella. E secondo la te cosa fantastica. Qual è la situazione che tu vivi dove questa magia si verifica e ti senti particolarmente vivo, Giuseppe? Beh, nel disegno c'è questa specie di sensazione. Ti lascia andare a un flusso? Sì, perché io ad esempio quando magari disegno alcune volte penso, penso di essere quel disegno, come dire. E quindi rido mentre faccio, tipo se sto facendo un'espressione che ride, rido automaticamente, no? Cioè, ecco, è come se fossi una simbiosi con il disegno. Ma ti rendi conto, Giuseppe? Abbiamo scoperto insieme, i follower della The Wavelet Show e io, come riesci a dare anima ai tuoi personaggi. Cioè, praticamente tu trasferisci l'emozione, il sentimento che provi in quel momento disegnandolo. Senti una cosa, innanzitutto, come hai scoperto di essere così portato per il disegno? Da piccolo o qualcuno te l'ha fatto notare? Com'è andata? È una predisposizione che ho sempre avuto fin da piccolo. Fin da piccolo piccolo? Sì, sì. Okay. Fin da piccolo mi piaceva fare questi album di disegno che, dove principalmente disegnavo personaggi di Dragon Ball da piccolo. Sono uno dei tanti partiti di Dragon Ball. Ecco come sei diventato mio fan, forse, anche attraverso anche Dragon quello. Ball. Sì, che hai doppiato, sì? Anche un personaggio di Dragon Ball, Mei. Mi pare di sì, Mei si chiamava. Sì, della banda di Pilaf. Sì. Ecco, sì. Ho un ricordo vago del personaggio, comunque aveva un impermeabile lungo. Sì, sì. Ok, Giuseppe, e poi che cos'è stato? Hai scoperto questa tua passione? Cosa hai fatto? Cosa ne hai fatto? Dopo praticamente... L'hai assecondata... Beh, per essere oggi qui sicuramente sì, l'hai assecondata, ma so, perché tu ne parli anche nel tuo sito, che c'è stato un momento durante la tua adolescenza in cui te ne sei quasi dimenticato. Sì. E com'è stato poi? Che cosa ti ha riportato nel tuo flusso verso la tua destinazione, diciamo. Sul tuo antico... diciamo percorso. Allora, praticamente da piccolo continuavano a ripetermi: tu un giorno farai il fumettista, sarai un fumettista, farai il disegnatore. Io fondamentalmente sì, ci credevo e disegnavo. Poi ad un certo punto comunque diciamo che questa passione qua è andata un po' a affievolirsi, non so, sarà anche comunque per l'età, comunque ad una determinata età a volte si perde un po' la strada, diciamo. Si perde la strada? Si perde un po' la strada, ma non in senso cattivo, cioè magari sì, subentrano sì, comunque altre cose che fanno parte comunque della vita e magari, diciamo,
perdi un po' il tuo percorso. Poi comunque abbandonati gli studi, perché non li ho ancora finiti, li sto finendo. Gloriosamente, diciamolo, gloriosamente, liceo artistico finalmente. Praticamente, sì, non avendo fatto inizialmente liceo artistico, poi praticamente iniziando a lavorare tutto, arriva ad un punto che sono arrivato ad un punto in cui mi sono reso conto che comunque quello che stavo facendo non era quello che avrei voluto fare per tutta la mia vita. E questo è un risveglio, vedi, nella storia che si struttura secondo le tappe del viaggio dell'eroe. Sì, sono cose che secondo me non avrei mai potuto capire prima. Esattamente, ma a un certo punto in qualche modo la vita ti corregge il tiro, sì, e dice guarda che qui non sei felice, non sei nel posto giusto. E tu come l'hai capito? Come ti sentivi mentre non eri lì dove poi la vita ti ha riportato? Quando non ero nel... cioè, era un continuo non dare il 100% in quello che stavo facendo, in quello che sto facendo comunque tuttora, perché comunque sto ancora facendo un altro lavoro e attualmente sto andando a scuola e sto cercando di realizzare i miei sogni. Comunque sento di non riuscire a dare comunque il 100% di quello che sono e di quello che posso dare. E niente. Fermi tutti. Devo dirti una cosa, Giuseppe. Sì. Per me la vita e le nostre vite sono come dei piani inclinati. Ogni piano è inclinato in una certa direzione nello spazio e l'acqua che scorre su quel piano non può che seguire il suggerimento che l'inclinazione stessa gli dà. Le dà in questo caso, quindi va, fluisce verso la direzione impressa dal piano. E quindi noi non possiamo andare contro natura, cioè rischi in qualche cascata. Modo esattamente rischi di magari non impiegare il tempo della vita che è così prezioso facendo quello per cui sei nato. E tu sei di grande ispirazione per tanti giovani che magari in questo momento si trovano nella situazione in cui ti sei trovato tu per molto tempo, nella scuola non esattamente giusta per il tuo tipo di, appunto, inclinazione naturale, o facendo un lavoro che non ti dà tutte le soddisfazioni che meriti perché hai un talento e delle inclinazioni naturali. E quindi vogliamo concludere il Wavelet Show dando ai giovani un suggerimento. Cosa puoi dire per ispirarli ad avere il coraggio che tu hai avuto e stai avendo di accettare la tua vera natura e di dire sai che c'è, scelgo di andare da questa parte? Di rischiare. L'unico consiglio che posso dare sia appunto di provarci, e che comunque non c'è niente che potrebbe comunque... cioè, quello che voglio dire è che comunque di provarci, perché se non ci provi comunque rimarrai sempre mai. Quel rimorso, non saprai se ce l'avresti fatta, non saprai mai se ce l'avresti fatta o meno. E ad ogni modo, se ce la fai, bene, hai realizzato il tuo sogno e sarai molto contento. E se non ce la fai, comunque almeno sai che magari quella lì non era la strada giusta per te. Ma ci hai provato e hai la possibilità di avere un altro obiettivo, di passare oltre. Invece se non ci provi mai rimarrai sempre con il dubbio se avessi fatto quello. Sì. Invece se tu ci provi e poi non ce la fai, almeno passi oltre, passi a un altro obiettivo. Certo. E questo ti permette, certo, di andare avanti. E risparmiamo tempo. Concludiamo così questa intervista con Giuseppe Colcasi a The Wavelet Show. Per quanto mi riguarda ti dico just be wave, sii l'onda, abbi il coraggio di essere te stesso fino in fondo e di creare il tuo movimento, cioè di dare una, imprimere alla tua energia una direzione per fare quello che sei chiamato a fare. E questo vale per noi tutti, a qualsiasi età, perché non è per i ragazzi, non è per gli adulti, è per tutti noi. Just be wave. Giuseppe, è stato un piacere incontrarti, piacere mio, intervistarti, e so che faremo delle cose bellissime insieme, delle quali insomma parleremo al momento opportuno. Ciao a tutti. Ciao.
me piace pensare. Non hai fatto la domanda dell'acqua? Come stai registrando? Certo. Ah, ok. Ma la domanda dell'acqua, certo, che te l'ho fatta? Quale? Ti ho chiesto che tipo di acqua sei. Ah, quella? Ah, no, però me l'avevi imposta in un altro modo. Cioè, me l'avevi impostata in un altro modo. Ecco, però va bene. Sai una cosa, Giuseppe? Un'altra domanda che avrei potuto farti è... Ma se tu, come acqua naturale, avessi un corso, un movimento, dove andresti? Cioè, se tu fossi, che ne so, acqua di fiume, per esempio, sì, dove sarebbe la tua foce? Come ti immagini il tuo futuro? Dov'è che vai a dare il tuo contributo? Che cosa vai a nutrire con la tua presenza in questa vita? Dove c'è secco. Dove c'è secco? Sì. Quindi porti acqua dove c'è il deserto. Porti vita, perché comunque l'acqua è vita fondamentalmente. Io ti adoro. Cioè, mi piacerebbe arrivare a quella direzione lì, cioè nel senso... Che meraviglia. E che senso ha continuare a dare acqua a una pianta che c'ha già acqua? Ah già, è verissimo. Ma sai che sei di ispirazione super super super? Davvero? Allora senti, facciamo una cosa, Giuseppe. Adesso mi fai vedere come fai i tuoi disegni con l'iPad Pro?